Ok, buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti al Santa Chiara Lab dell'Università di Siena. Io sono Fiorino Iantorno, il direttore del centro. Vi do a nome di tutti il benvenuto a Siena e alla nostra università, il Santa Chiara Lab. Ci tenevamo molto a questo appuntamento, siamo contenti, spero che siate arrivati senza troppe difficoltà. Siena è una città che, come vedete, è molto sostenibile, si arriva lentamente, è una città slow da questo punto di vista, però questo non toglie, diciamo così, il grande numero di studenti che ogni anno arrivano da noi. E per iniziare questa scuola, per dare il senso del fatto che siamo in collaborazione con ASVIS e con l'Università di Siena, dove appunto siamo qui, lascerei la parola al professor Francesco Frati, magnifico rettore dell'Università di Siena. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Fiorino. Inizio ovviamente dandovi il benvenuto a nome dell'Ateneo, che ho il grande privilegio di dirigere, perché per noi è un piacere che voi siate qua, che abbiate ritenuto questa offerta che noi abbiamo fatto di organizzare questo corso meritevole di essere presa in considerazione. Vorrei anche ringraziare ASVIS perché la collaborazione con loro e la loro decisione di tenere la Summer School, la prima loro Summer School qui a Siena, è molto significativa per noi, perché la conferma di quello che abbiamo fatto, che quello che abbiamo fatto negli ultimi anni sul tema dello sviluppo sostenibile ha un valore. Perché siamo in un'università? Perché noi pensiamo che il primo strumento per promuovere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e quindi soddisfare il messaggio che ci è stato inviato a tutti e che l'ONU ha inviato al mondo intero sia quello di farlo attraverso l'educazione, attraverso la formazione. Ed allora non c'è miglior luogo di una università affinché questo messaggio sia veicolato nella maniera più capillare possibile, nella maniera più diffusa possibile, ma anche nella maniera più scientificamente competente possibile. Peraltro qui a Siena c'è una tradizione, una storia che ha radici abbastanza profonde, abbastanza lunghe, di studi, di approfondimenti, di coinvolgimento sul tema dello sviluppo sostenibile, quando ancora queste due parole erano sconosciute ai più. Il fatto che adesso siano diventate patrimonio dell'intera umanità è per noi motivo di grande orgoglio. Vorrei quindi infine ringraziare il professor Angelo Riccaboni, che negli anni si è speso tantissimo, negli anni in cui ha diretto l'Ateneo prima di me, si è speso tantissimo proprio per posizionare il nostro Ateneo al centro dell'attenzione regionale e mondiale, come sapete, attraverso il network SDSN, e questa giornata di oggi per certi aspetti è il punto di arrivo di questo percorso, ma per molti altri aspetti molto più importanti per noi è un punto di partenza per aprire nuovi ed interessantissimi scenari. Grazie. Grazie, magnifico. Prima appunto di dare la parola al professor Angelo Riccaboni, coordinatore della scuola, saluterei anche il direttore generale, il dottor Fidore dell'Università di Siena, che ci è venuto in questo e lo ringraziamo perché ha lasciato i suoi impegni. Come diceva il magnifico rettore, il professor Angelo Riccaboni, coordinatore della scuola, presidente del Santa Chiara Lab, a lui darei la parola per spiegare un po' perché siamo qui. Sì, molto velocemente, grazie innanzitutto per essere qui, forse è meglio usare questo. La scuola, diciamo, è un'iniziativa che con Enrico Giovannini abbiamo intrapreso perché siamo convinti che per promuovere lo sviluppo sostenibile l'educazione, come diceva Francesco Frati, è fondamentale. Voi sapete, purtroppo, il nostro paese in tutte le classifiche che riguardano l'attuazione dell'Agenda 2030, diciamo con eufemismo, non si pone ai primi posti. Forse avete visto l'analisi di SDSN, siamo intorno al 30° posto, quindi si può fare sicuramente meglio. Ci interroghiamo come fare. ASVIS sta facendo moltissime cose, SDSN è impegnata in molti fronti e siamo tutti d'accordo che l'educazione può fornire veramente un grande stimolo e anche un grande percorso, può definire, per promuovere l'Agenda 2030. Quindi si fanno tante cose, certamente, forse mancava nel panorama una Summer School su questi argomenti. Una Summer School che, come in qualche modo accennato anche Fiorino, è rivolta non a una tipologia specifica
di profilo professionale o di competenza, è molto eterogenea. Questo l'abbiamo fatto apposta perché crediamo che soltanto dall'incontro fra diversi saperi, tra diverse prospettive, si può veramente andare avanti. E questo è un pochino, sarà un pochino anche il tema della scuola. La scuola vuole essere una scuola interdisciplinare e quindi con le difficoltà del caso, perché non è facile avere questo tipo di approccio, quindi voi sarete sottoposti a una prima settimana molto intensa dove vedrete molti interventi con diverse prospettive, quindi sfidando un po' le vostre competenze attuali, ma anche, siamo sicuri, promuovendo nuove competenze. E poi, come sapete, nella seconda settimana ci sono tre stream, uno legato al tema della scienza e innovazione, uno alle policies e uno riguardo al mondo delle imprese. Quindi due settimane molto intense. Tra l'altro vorrei sottolineare il fatto che, non ho detto Francesco, ma su questo siamo totalmente d'accordo, Siena è un'icona globale dello sviluppo sostenibile, Siena e i suoi territori, questo lo vedrete anche fra poco con un bellissimo contributo di Gabriella Piccinni, ma proprio perché è un'icona globale, vedrete in queste settimane che non sarete sempre in un posto bellissimo come Santa Chiara, ma sarete anche portati a vedere cose al di fuori di questo luogo, in città e nel territorio. Quindi, come avrete notato, si andrà in contrada per una cena, si andrà al trekking urbano, si andrà in un'azienda agrituristica nel territorio, si andrà a vedere il buon governo dal vivo. Quindi sarà sicuramente una serie di occasioni che ci permetteranno, vi permetteranno di capire ancora di più perché Siena è veramente un'icona globale dei temi dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale, culturale e ambientale. Non dico altro, vi ringrazio, il tema delle soluzioni sarà un altro tema che caratterizzerà questi incontri, aspettiamo da voi un feedback, aspettiamo da voi commenti e suggerimenti, questa è la prima edizione ma vorremmo farne molte altre. Grazie. Grazie professore. E per noi partner importante della scuola, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo avuto tante richieste, Cristiana Fioravanti è stata quella che un po' ha dovuto sobbarcarsi insieme a Simone Cresti, insomma, la lettura dei vostri curriculum e dei vostri project work, quindi ora ci porta il saluto e intanto gli do un volto e ve la presento. Grazie. Io bene o male vi conosco quasi tutti dai vostri curriculum, alcuni di voi li riconosco. Innanzitutto vi porto i carissimi saluti del professor Giovannini, che purtroppo non è potuto essere qui per motivi istituzionali, ma sarà con noi poi l'ultimo giorno della Summer School. Benvenuto a tutti, è veramente un bellissimo giorno per tutti noi. Creare questa scuola è stato un po' un sogno, no? L'idea, la vision, la mission anche di ASVIS. ASVIS che nasce proprio con l'idea di formare ed informare la società civile su quelli che sono gli obiettivi. E come diceva il professor Riccaboni e anche il mio rettore, l'educazione viene prima di tutto. Ecco, ASVIS è in prima linea per quanto riguarda l'educazione a tutti i livelli, l'istruzione a tutti i livelli. La Summer School è l'esempio migliore. Due settimane intense avrete modo di parlare con professionisti, esperti, persone del mondo del lavoro, delle imprese e della pubblica amministrazione che vi porteranno dei progetti concreti, reali, su cosa si può fare. E quello che ci aspettiamo da voi, ci aspettiamo che prendete queste competenze, queste esperienze e le facciate vostre, affinché poi magari il prossimo anno ci racconterete quali sono i risultati di quello che avete vissuto qua. Vi preghiamo anche di darci un vostro feedback, come diceva prima è fondamentale, è la prima edizione, ne faremo molte altre, però vogliamo sicuramente migliorarci ogni volta, quindi benvenuti a tutti e sono veramente contenta di avervi di tutti. Grazie Cristian. Grazie Cristina. E l'altra persona che vi devo presentare è Simone Cresti, lui lavora al Santa Chiara Lab ma è anche SDSN Med, insieme appunto a Cristina hanno avuto il compito un po' di essere la faccia didattica organizzativa di questa nostra prima Summer School. Grazie Ferino, ciao a tutti, come diceva Cristina l'ho accompagnata in questi giorni per la costruzione di questo progetto e accompagnerò anche voi, saremo tutti insieme per queste due settimane insieme anche a Eugenio e Lucilla perché saremo i tutor di questa Summer School, quindi vi romperemo le scatole quando è l'ora di andare in classe, vi presenteremo i docenti di ogni giorno e da parte mia sono anche mi sento anche privilegiato di essere all'interno di questo progetto perché spero di imparare da voi e dai docenti che si susseguiranno in queste due settimane qualcosa di importante perché
tutti noi siamo impegnati quotidianamente nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Vi presento ancora brevemente Lucilla ed Eugenio. Ok, Lucilla Persichetti e sarà appunto uno dei tutor che vi assisterà in questi giorni. Buongiorno a tutti, sono Lucilla Persichetti del segretariato dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e vi ringrazio per essere qui. Io insieme a Eugenio noi saremo a vostra disposizione per qualunque esigenza in quanto tutor per sostenervi in queste due settimane. Grazie Lucilla. Eugenio Carli, Università di Siena. Ciao a tutti, sono Eugenio Carli dall'Università di Siena. Non c'è molto da dire se non quello di che appunto io, Lucilla e Simone saremo un po' i vostri, diciamo, referenti per qualsiasi cosa, per qualsiasi esigenza, necessità, sia a livello organizzativo sia a livello tecnico, pratico. E posso solo aggiungere che anch'io mi ritengo fortunato a partecipare a questa scuola e non vedo l'ora di iniziare il lavoro insieme a voi. Grazie. Bene,